Salve, sono l'ingegnere Rosario Magro, dottore di ricerca nel 2006 in fisica applicata con esperienza pluriennale in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. Dal 2012 sono in forza all'Istituto Nazionale di Statistica e parte integrante con l'incarico di addetto al servizio di prevenzione e protezione delle sedi Istat di Roma nell'iniziativa di staff della Direzione Generale di Gestione e Miglioramento Continuo della Salute e Sicurezza nei luoghi di lavoro. Il titolo del poster è Gestione del rischio biologico da Covid-19 per la tutela dei lavoratori Istat nelle attività della statistica ufficiale. È un lavoro che si colloca all'interno dell'emergenza pandemica, che è un evento che è accaduto in modo assolutamente imprevisto, nel quale tutta la comunità mondiale, la società e anche le amministrazioni pubbliche hanno dovuto affrontare ed organizzare con grande assertività. Questa attività è stata fortemente seguita dal direttore generale in qualità di datore di lavoro, in quanto ha dovuto adottare tutta una serie di misure per garantire la massima tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. A tal proposito, sono state straordinarie, eccezionali, innovative tutte le misure e i provvedimenti adottati e messi in campo dal datore di lavoro ed estremamente efficaci. Sono stati ponderati in funzione dell'evoluzione epidemiologica attraverso una gradualità direttamente correlata alla sua gravità. E questi vengono presentati nel poster. La tematica va inquadrata nell'ambito del rischio biologico di tipo generico, in quanto la presenza di questo nuovo agente, il SARS-CoV-2, che è un virus della classe dei coronavirus, non è peculiare dell'attività lavorativa Istat. Non è dovuto alle modalità o tipologie di lavoro con un uso deliberato, ma bensì una presenza generica, una presenza ubiquitaria presente normalmente negli ambienti di vita. Tant'è vero che è stato riclassificato come virus del gruppo 3 del titolo decimo della 8108, come agente che può causare malattie gravi in soggetti umani e costituisce un serio rischio per i lavoratori. A questo proposito, l'Istituto ha messo in atto una serie di misure, partendo dalla valutazione dei rischi, che è stata aggiornata attraverso metodologie ufficiali, tra cui una nuova metodologia proposta dall'INAIL, che ha come scopo quella di valutare il rischio, partendo dal pericolo e dalla possibile esposizione. Il calcolo del livello di rischio è avvenuto attraverso la formula P per E per A, con questi tre fattori che considerano il valore di esposizione, prossimità e aggregazione, che tengono conto quindi del rischio di venire a contatto con fonti di contagio durante lo svolgimento di specifiche attività lavorative, della prossimità ai processi lavorativi e l'impatto dovuto all'aggregazione sociale. È stato effettuato quindi il calcolo del livello di rischio ed è stato effettuato prima e dopo l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione, calcolando in tal modo il rischio potenziale e residuo di esposizione, valori che sono presenti all'interno del poster. Le misure adottate sono state misure di tipo generale e misure di tipo specifico. Le misure di tipo generale partivano sostanzialmente dal distanziamento fisico, che è ancora oggi una delle misure prioritarie per ridurre la possibilità di contagio per i lavoratori. L'Istat ha adottato quindi il distanziamento interpersonale di almeno 2 metri, l'utilizzo di protezioni respiratorie come fasciali filtranti e mascherine chirurgiche. Sono stati adottati anche tutta una serie di misure di contenimento, di pulizia, sanificazione e disinfezione degli ambienti di lavoro, delle superfici, dell'igiene ordinaria dei lavoratori, il contingentamento degli ingressi, la predisposizione di percorsi obbligati, la misura della temperatura, l'uso di bagni uno per volta. A tutte queste misure si è associato anche qualcosa di assolutamente innovativo, di rilevante, di unico nella parte sanitaria. Il medico competente, infatti, oltre a effettuare le visite di sorveglianza sanitaria, che ovviamente per gli uffici riguardavano il rischio da video terminale, ha messo in campo qualcosa di estremamente specifico e dedicato e che ha riguardato un monitoraggio di tutta la popolazione lavorativa attraverso l'uso di questionari che sono stati costruiti ad hoc e più volte somministrati con lo scopo di valutare la possibile presenza di popolazione suscettibile e quindi più esposta al contagio, al rischio di contagio da questo tipo di infezione. Il questionario, infatti, è stato costruito da una parte con domande
riguardanti l'anagrafica, una parte la sintomatologia, l'esposizione al rischio, la presenza di patologie per sé e per i propri familiari, il tipo di mezzo per gli spostamenti casa-lavoro. E all'esito di tutto questo è stata associata una fascia di maggiore o minore esposizione al rischio attraverso gruppi di colore verde, giallo, rosso, per rendere più agevole la gestione ai fini del rientro in sede, in quanto i lavoratori lavorando prevalenza da remoto potevano essere consentiti maggiori o minori accessi all'istituto. Ad esempio, per il gruppo verde nessuna misura aggiuntiva a quelle generali adottate dall'istituto, per il gruppo giallo misure che riducono le interazioni, per il gruppo rosso prevalenza del lavoro da remoto e nessun accesso all'istituto. L'esito dei questionari è riportato nel poster in forma aggregata e anonima, dove è possibile osservare un'altissima adesione massiva alla rilevazione avvenuta in modo spontaneo. Le quasi totalità della popolazione lavorativa ha aderito consapevole del forte valore di tutela dello strumento di rilevazione proposto. Soltanto 6 persone corrispondenti allo 0,4% dei lavoratori della totalità non vi ha aderito. Il gruppo nero infatti fa riferimento ai non rispondenti. Questo fenomeno ha consentito di ridurre al massimo possibile situazioni di contagio e prevenire possibili focolai all'interno dei luoghi di lavoro dell'istituto. Fenomeni di contagio della popolazione Istat sono avvenuti fuori dagli ambienti di lavoro, però il normale tracciamento che è stato effettuato dal medico competente ha comunque consentito di non avere all'interno delle sedi Istat lo sviluppo di focolai o di situazioni di positività che potessero arrecare rischio agli altri colleghi. Quindi, in conclusione, lo strumento è stato estremamente efficace in tutto questo lungo periodo pandemico, ha potuto garantire il livello più alto possibile di misure di prevenzione, garantendo anche l'attività lavorativa nelle diverse sedi dell'istituto. È stato possibile garantire tutte le attività della statistica ufficiale, quindi tutta l'operatività nelle sedi, nella massima tutela per i lavoratori, grazie al forte apporto anche della dotazione informatica che ha comunque garantito il lavoro da remoto e il proseguo di tutte le attività sulla statistica ufficiale.